un'azienda irpina leader nel settore farmaceutico che grazie al contratto di sviluppo può raggiungere l'eccellenza, e Altergon, che ha beneficiato del finanziamento di Invitalia. La nostra azienda Altergon Italia è un'azienda farmaceutica, è un progetto nato circa 15 anni fa, una scommessa per portare nel sud Italia, all'interno delle zone dell'Irpinia, quindi una zona dove non c'era questa tipologia di produzione, dei prodotti ad alto valore aggiunto e ad alta tecnologia nel settore dei transdermali. Non è la prima volta che la nostra azienda utilizza questi strumenti di finanza agevolata, è la seconda volta che collaboriamo con Invitalia. In particolare, in questo secondo progetto finanziato abbiamo ampliato la catena del settore dell'acido ialuronico, andando a organizzare una produzione di filler iniettabili e quindi completando la catena del valore dalla produzione della materia prima fino al prodotto finito. Abbiamo anche ampliato la tipologia di prodotti spalmabili nel settore dei transdermali, dei cerotti transdermici, e infine abbiamo anche ampliato la produzione di prodotti biotecnologici, introducendo la produzione di una nuova molecola che abbiamo brevettato, un nuovo polisaccaride che poi sarà utilizzato in tutta una serie di nuovi prodotti a livello farmaceutico e dermocosmetico. Nuovi prodotti quindi, ma anche occupazione qualificata grazie all'investimento realizzato. Queste agevolazioni da noi vengono utilizzate per raggiungere l'eccellenza, cioè noi investiamo questo surplus di finanziamento che otteniamo in maniera agevolata per acquisire le migliori tecnologie al mondo in termini strumentali e anche in particolare, essendoci dei progetti di ricerca che vengono finanziati in questo progetto complesso che, ripeto, dura dai 4 ai 6 anni, riusciamo anche ad attrarre personale altamente specializzato, quindi PhD, che portano know-how e fanno sì che noi si riesca a raggiungere veramente le punte di eccellenza nelle produzioni che poi sviluppiamo all'interno del campus. Questo ci ha consentito di crescere in maniera molto importante, considerando che ad oggi siamo circa a 100 milioni di investimenti complessivi, e anche la crescita occupazionale di qualità è sicuramente un elemento premiante che ci consente il finanziamento Invitalia di poter mettere in campo.